Allora, eccoci Buonasera. qua, buona serata. Buonasera Siamo a tutti. ritornate. Siamo ritornate come... Allora, oggi facciamo Dai. Le zeppole di San Giuseppe. Allora, mi occorre... Le 200... zeppole e i bignè. E zeppole, in bignè, vabbè, se dicono le vabbè. Zeppole. Poi decidete se le vuoi fare fritte o le facciamo al forno. No, come ti pare a te, a me non mi interessa. Facciamo al forno? Falle al forno, ci fanno meno male. Poi se ingrassiamo qua, lasciamo perdere. E allora, mi serve... 250 ml di acqua, che già abbiamo messo già pesato, tutto pronto, già tutto 120 pronto. Grammi di burro, un pizzico di sale, 4 uova, 150 grammi di farina e un cucchiaino di zucchero. Adesso okay. andiamo a bollire l'acqua e ci vediamo dopo. Come al solito abbiamo fatto il macello, l'acqua bolliva, io il burro non l'avevo messo. Sì, dice dove sta il burro, voglio ma che ne so, stava sul tavolino, non trovava più il burro. Non so, no raga, e voglio aspettare che bolliva questa. Sì, dove sta il burro, devi fare il zeppolo e il burro, stava sul tavolino tutto un botto, è sparito il burro. Avevo messo soltanto l'acqua, avevo messo. Accendi che non si vede niente. E allora, vabbè, tanto questa... facciamo un po' la fiamma. Ah raga, laggiù vedete una bella pizza, quella è mia. È la sua. È la mia. Raga. Ah raga, quella è la pizza mia, non la tocchiate per carità. Allora, tanto va qui, prendo la farina. Più la farina. Tutta pesata. Ma la farina ce la devi mettere adesso? Sì, adesso quanto bolle. E poi aspettiamo che si raffreddano, un 10 minuti. Esatto. E iniziamo a mettere... le uova una per volta. Volta vediamo che si è sciolto bene. Dai, che guardi, che te pensi che intendo io? Sta a guardare sale. No, perché tu pigli la cosa per un'altra. Ma infatti prendi qua dentro e là dentro sto piatto. Ah raga, avete visto bene la padella? Ecco, guardate, burro vedete e acqua, come che sta bollito, sale e zucchero. Allora lo leviamo, lo leva, metteci la farina, guarda se me la butta sui piedi, tutta la padella, l'ha messa in pizzo. Dai, gira, veloce, non fa fai grumi. È una parola, non fa fai grumi. Oh, è una parola, forza! Ma ci siamo scordati niente? Non penso. Le uova dopo. Le uova tra un po'. Dai. Ora le mettiamo al fuoco. Perché la devi rimettere sul fuoco? Certo, se deve asciugare bene l'impasto, no? Per me è già asciutto. No, no. No, si fallo seccare. No, anzi, fallo bruciare. Se deve asciugare, che si asciuga che c'è il burro? Si asciuga. Si ritira l'acqua? Certo. Deve fare una patina sotto la pentola. Quando è fatta la patina è pronta. Voi la vedete la patina, raga? Io non vedo un cavolo. Eccola qua, la vedi? Sì, dai. Dai, che la leviamo e la facciamo fredda. Non è la patina, quella che ti sei stata a casa e ti spiccia. Senza spiccia a levarla, gli si attacca, dai. Aspetta, ma questa la dobbiamo versare dentro una ciotola. Ok. E la facciamo fredda. Va bene. Che devo fare con ma? Basta così, adesso, possiamo sì, chiudere. Per il momento vi lasciamo, mo riprendiamo, aspettate 10 minuti. Per lei questa è la patina, praticamente si è attaccata, No! No! Un po' si è attaccata, questa è la patina, va bene? È la patina, ok? Questa è pronta. Ravanè, noi facciamo con... col frullatore. Col frullatore, lo sappiamo che non si fa, però... metti vicino qua la ciotola. Dai, metti. Metti, aspetta un attimo. Allora io devo ripiare e gli devo mettere l'uovo, dai che. Oh, quanto è veloce, andà! E metti a uno! E sta uno! No, si oh, a zero. Aspetta, qua mi sa che conviene fare davvero con la roba. Ormai mi sa. Dai, metti l'altro, vediamo un po'. Tu sai che se ammorbidisci poi facciamo la frusta. Allora, aspetta. Aspetta, non la metti ancora. Tu pensa se non gli vengono, indovina che mi ha detto. Ci che dici? Ci mettiamo un uovo di più, dico fa come te pare. Ma se la ricetta ti dice quattro, perché ce devi mettere più. Ma pure il lievito ve lo metto io. Pure il lievito, pensa, cioè, perché se poi non crescono.
Oh, senti, come metti un po'? Oh, te cresceranno dei fatti. Quello col frullatore ci è venuto così bene. Ma noi siamo vecchietti, adoperiamo no, il frullatore. No, no, però, non c'avevo. No, aspetta, la spengo questa. No, dai, metti l'ultimo e va, che no, spegni. No. Sì, ma ormai l'ultimo. Dai, e sta a fa un casino. Dai. Metti l'ultimo e poi via il frullatore, dai. Sì, poi falla a mano, dai. Sì, ma tu mi avevi messo soltanto il rosso, la chiara non l'hai presa per niente. Ma che non ho presa per niente? Tutto adesso, vedi? Dai, gira, gira, gira. Chiacchiera, bada le ciance. Me l'ha messa tutta adesso. Sì, aspetta. Pia frusta, perché questa sì, entra... la frusta. È entratore. Per me sbaglia pia frusta, ha iniziato con questo. Comunque fa e come che le pare. Di... Mo vedrai che come se leva sto fregno qua. Meno male che... Non so solo io che dico sto fregno. Ciao, dici fregno. Oh. Mi è scappata, scusate. Oh, vedi mo che succede. Che rimane... Sì, vedi, nuovo sì. In più. Che abbiamo messo, ma sono arrivato. Sto a fare tua. Cioè, che dici? Metto un uovo in più. Dico, ma scusa, se la ricetta c'è scritto 4, perché devi mettere 5? No, mo ci mette lievito, fa come te pare. Era meglio che facevamo direttamente qua frusta. Dai. Mo non gli viene, perché no, mo. Infatti. Ma tu non mi dai retta, fa sempre come gli pare, oh! Ravanello. Dai, giro io tu. Che strilla, Ravanello. Ravanello de strilla, ma mica c'aveva la forza di Ravanello. E lui fa bene. Vabbè, noi la forza non ce l'abbiamo. Noi siamo vecchietti, Ravanello non c'è strilla. Che sta riprendendo. Ecco, vedi, se sta rimbicorito. Sì, ma è pure dura la pasta. Questa è. La dose è quella, meno male ci ha messo un uovo del sì, ma l'uovo in più li stringe però. Ok. Oh, no. Passo dei parolacce, mannaggia. Non mi fa dire la parolaccia. Ma tu dici che mi è bene sto coso. Altro che zeppo. Qui vengono i mattoncini. È dura. La giro io? No. Quelli fanno tutta una bella crema morbida. Ma la crema è una cosa, questa è no, l'impasto. No, questo, l'impasto. È morbido. Tutto bello morbido, fanno vedere. Allora, invece della farina ci ha messo il gesso. Ma allora. La farina? Che ne so. Che poi era la 00. Manco a di che. Ci ha messo 9 in più, regà. Che poi è rimasto attaccato tutto là, mo rimane attaccato pure qui, l'uovo in più. No, lì è rimasta attaccata la farina, non ci prova. Lo vedi? Gira. E che te giro? Questo non mi fa girare bene. Lo faccio con la cucchiarella. Muovo la cucchiarella. Con il frullatore, con sto fregno. No, qua. Li faccio più. Basta, li faccio più. Ni fa. Speriamo che cresca. Mi ha dato pure il tormento. Ma quando famo sti bignesse, zeppole. Fa come le pare. Che crescono. Che te dica a fare? Dai, meno male che la crema l'ho girata io, perché sennò gli facevano male le braccia alla contessa scarsa qua. E questa purella gli fanno male le braccia, vecchierella, Dai, che no, va bene. No, io voglio ridere con quella la sacca poscia. Ancora, voglio ridere, ridemo. Perché se se leva il beccuccio. Appunto, non lo dico. E l'altra volta con la crema che mi è scoppiata perché mi sono scordata la buccia di limone dentro. Ma... Vabbè, dai, dopo. Mo preparavo. Spegniamo. Sì, adesso è incominciato. Viene il bello. A reggi il becchetto che questa zoppa tutto. Dai. Allora. Dai, spegni. Zitta, Dai. La vedo male. Dai, che avete. Ma perché così? Devi riempire al centro, dove la metti la crema? Facciamo il buco al centro. Due giri devi fare. Due giri, sì, vai, troppo uno. Densa. Vai, non incominciare, A rompi, troppo densa, troppo lunga, troppo stretta. Ma sono piccole o le famo più grandi? Non lo so. Intanto comincia a farle. Poi dopo te lo dico. Ma va bene, dai. Tiè, guarda che arte, a Ravanello. C'è bamba. Ma la Ravanello. Questa è la ricetta un po' mista.
È un po' della pannella, è un po' dell'altra. Ma che mi guarda che condizionato! Devi fare un giro, ferma! Che ho fatto! Mi sa che ce ne faccio tre però, Sì, 10. Perché queste non crescono. Sì. Alla pannella noi ci chiamano per ditte, per cantieri. Non mi fa ridere che c'è una, è un problema a fare queste cose. Dai! No, ne faccio più! Non ne faccio più! Dai, cammina, sì! Con sta mosceria! No, è troppo dura! Sì, ma questa fa appiccicata a quella! Dai! La vedi, lo fa fatica a spinge! Dai! Ecco. Oddio! Dai! Adesso la signora Camilla ci fa il ritocco perché. Eh sì, perché. Mannaggia, oh! Le prime mi sono venute male! Vabbè, oh, poi ci ho preso la mano! Se mangiano uguale, comunque guardate un po' in mezzo non ce l'ho fatte! Vabbè, vediamo che esce fuori. Che esce fuori? Lo dobbiamo mettere al forno. Vai, mettila al forno. Speriamo bene. Dai. A dopo. Ciao ragazzi, incrociate le dita, mi raccomando. Ciao, a dopo. Allora, queste sono le zeppole, vedete come siamo state brave? Pensavamo peggio, dai. Pensavamo peggio proprio. Poi vedete dentro che sono belle? Sono belle vuote, mo le riempiamo. Poi adesso le riempiamo con la crema. Con la crema, sia dentro che fuori. Allora. Certo, le righe un po' gli si sono levate. Si sono tolte, chissà perché. Chi lo sa. Ma c'ha capì. Allora. Ah, metticela che la crema ci sta, Sì, infatti, poi ce la devo mettere pure sopra. Vai. Ah, lo zucchero a velo poi ce va. Prima. Allora. Vabbè, mo vi fammo vedere come si farciscono, sì, poi chiude perché. Dopo chiudiamo. No, perché sempre per la questione che non arriva, giusto? Anna, esce tutta. Perché è morbida. Te l'ho detto. Io a crema non tosso. Tiè. Beccatevi queste, raga, pensavate che non lo facevamo. Che non veniva, no? Raga, andiamo! Andiamo, pure la ciliegina sulla torta. Cascata. Mettici un po' pure di sughetto, sa quanto sì, e se poi casca sopra il bignè, Due ciliegine, basta. No, non ce la mette, dai. Ecco, raga. Peggio, pure che vai, Attila, vai. Annaggia, ecco. Vabbè, dai, guarda che ci vogliono dire. Mamma mia, regà. Speriamo che. Dai, sicuramente sono buonissime. Guarda, cascano tutte. Siamo state brave, sì. Vabbè. Sì. Noi dai. Abbiamo messo pure dentro la crema, almeno mangiamo. Almeno, certo, che ce la metti solo sopra, sai, che te mangi il bignè vuoto. Vabbè, allora regà. L'avete vista? L'avete visto? Buona serata. Noi se famo sta scorpacciata. Alla vostra salute. Alla vostra salute. Ciao. Panello, dai, stavolta che voto ci metti? Abbiamo fatto qualche casinetto, però insomma siamo stati bravini, dai. Chi se loda se sbroda, Ciao. Saluta. Ciao. E io sto intenta qua. Lei sta intenta.